Noi abbiamo chiesto anche che venisse fatta questa partita, che venissero i parlamentari per sensibilizzarli di fronte a queste storie, a questo pezzo di cultura italiana, ma soprattutto per dare un segnale concreto abbiamo chiesto che si impegnino perché finalmente venga approvata anche al Senato la legge sull'inserimento dei reati ambientali nel codice penale, in modo tale che anche il sacrificio di Angelo non sia stato un sacrificio inutile e che finalmente sia un passaggio di civiltà per il Paese, che finalmente sia di esempio anche al resto d'Europa, visto che in questi periodi si parla tanto di Europa soltanto dal punto di vista economico, ma ci dimentichiamo che spesso anche queste dimensioni etico-politiche hanno un peso straordinario. Io posso dire senza tema di smentita che siamo stati amici, amici fraterni, che abbiamo fatto tantissime cose insieme, delle quali vado fiero, semplicemente perché le abbiamo fatte insieme. Quando dico insieme Angelo, l'amministrazione che lui ha guidato, insieme già a Stefano che era molto giovane, a Carla e insieme a tutta Lega Ambiente. Noi abbiamo individuato nel comune di Pollica un comune di riferimento, un comune sul quale puntare per dimostrare che anche una piccola cittadina del sud aveva le carte in regola e aveva avviato un discorso di sostenibilità, di valorizzazione ambientale. È stato così. Poi il tempo ci ha dato ragione, infatti per ben 2 volte Pollica si è classificata prima a livello nazionale nella speciale classifica della guida blu stilata da Legambiente e dal Touring, ma soprattutto Angelo Pollica è diventato un riferimento per tante amministrazioni, non solo del Sud.